state per assistere all'allestimento del mio nuovo studio. In questo momento sono seduta su degli scatoloni. Al cui interno c'è una bellissima scrivania da gaming con luci a LED e una seduta di design davvero particolare, una poltroncina. Con me un fedele assistente a quattro zampe. Ad arricchire il tutto una decorazione molto particolare che faremo alla parete alle mie spalle, che funzionerà come trappola audio. Iniziamo con l'unboxing della poltroncina girevole. Per la scrivania, che è il pezzo forte, vi faccio attendere un altro po'. È bellissima, è esattamente come me l'aspettavo. Ve la mostro. Guardate che bella! Abbiamo il solito kit di montaggio, questo sicuramente è l'asse centrale, i piedi, questo ragnetto molto simpatico, le rotelle e la leva che serve per regolare la sedia in altezza. Credo che chiederò ausilio a Valerio, che è dietro la macchina da presa. Valerio, vuoi aiutarmi? Va bene. Ok, così facciamo prima. Ma vengo là? Sì, sì. Devo venire lì da te? Sì. Grandi soddisfazioni per questo primo step. Adesso vediamo l'unboxing del pezzo forte, la scrivania. Siamo a buon punto, ma prima di vedere tutte le caratteristiche di questa scrivania spaziale, finiamo di decorare il muro. Come i migliori architetti, ho fatto un progettino per capire come disporre i vari pannelli. Intanto chiedo di nuovo aiuto a Valerio. Ma perché c'è ancora la plastica sulla sedia? Mica la terrai così? No, l'ho rimessa adesso per proteggerla dallo sporco del cantiere. Infatti sposteremo anche la scrivania. Va bene. Grazie Pluriel per il tuo aiuto. Sei stato un assistente eccelso, è vero? Valerio, vedi, io sto facendo le pulizie mentre ti aspetto, ho cercato anche di allestire in una maniera un po' differente. Che dici, ti piace? Sì, ho potuto anche cambiare l'illuminazione, mi piace di più così. Che dice il regista, approva quindi? Ma sì, ci raggiungi, porta anche la sedia su cui... Già, esatto. Il canale creativo? Bravissimo. E anche poi gli accessorini, eccoli. Vai, passami la sedia, eccoci. Ci la permetti? Vai, vai, sì, sì. I pannelli dietro. Esatto, i pannelli, al vetro, a tutto. Aiuto? Aiuto, aspetta. Ce la faccio, no, eh. Forse da qua io potevo passarla, eh. Non fa niente, oramai ho risolto. È andato. Allora, ti passo gli accessori. Ecco, quindi rimettiamo anche... Wow, questo portapenne bellissimo a forma di musicassetta con tanto di nastro adesivo di scotch, il cui link trovate in descrizione. Sì, in descrizione. Sì, in descrizione. Bene, vero? Sì, oramai mi confondo con la descrizione, i commenti.
troppe cose ci stanno. Vabbè, vedo che ti sei vestito anche il tuo Mac adeguatamente, Valerio. Dopo ci mettiamo anche il tuo Mac. Mi sono vestito bene? Sì. Molto, con il tappetino. La mantellina di... No, ah, il tappetino. Questo, questo è il tappetino, sì. Ah, perché qua? No, questo va qua, tappetino per il mouse e per la tastiera. Ah, ecco. Che devo dire un po' toglie la bellezza. Sì. Di questo desk, è vero? Un peccato, ma tu ci vuoi mettere una plastica trasparente anziché questo, qualcosa per coprire? Sì, no? Io in realtà ho già preso un foglio di PVC antiriflesso. Ok, che ce lo metterai dopo? Che ce lo metterò in un secondo momento, allora. Anche se toglie parecchio la bellezza. Sì, io mi avvicino perché il microfono ce l'hai sì, qua. Ecco. Allora proietta. Gigi, proietta. Allora, Gigi io devo dire, no? Che intanto mettiamo questa ripresa, la facciamo anche dall'alto dopo per gli amici. Sì, poi facciamo vedere tutte le funzionalità, devo dall'applicazione. Dire, guardate quanto è brutto questo tappetino. Guardate che bruttità, è improponibile. Vabbè, quindi facciamo finta che non ci sia. La facciamo così, aspetta. Ora ci dividiamo si il microfono. Click, click. Faccio così. Ah, ecco, oh, te lo metti di là, così, ecco, perfetto. Esatto. Me potevo mettere io il microfono, vabbè, l'altro. La cosa che mi piace tanto è, vedi questo effetto qua? Questa texture. Sì, è quell'effetto ottico, sì, che vedi l'effetto ottico dei pallini bianchi alternati ai pallini neri, mentre in realtà sono sempre bianchi. Sono tutti bianchi, infatti com'è possibile? È un effetto ottico del cervello. Ah sì? E quindi... E come avviene? Io che ne so io, questa non la so, vabbè. E quindi è fighissima sta cosa. No, ce lo devi spiegare a livello scientifico. Guardate, metterò in descrizione, lo mette Mariella perché il canale va bene. Suo, la motivazione. La motivazione oppure o il link. Un bel video su TikTok su questa cosa qua. Ce Hai lo ragione. Spiega. Con l'inquadratura della scrivania, la tua voce, ci dici perché fa questo effetto ottico. Ok, studierò. Ecco, bene. Poi, niente, se te sei contenta. Allora, intanto viene di questa molto, scrivania. Molto. Intanto viene fornita di tappetino che abbiamo visto che un po' copre, no? È vero? E che Valerio utilizzerà come cappello. Come cappello, esatto. Poi c'è anche il porta joystick. Sì. Vero? Joystick. Questo ricordo i cosi dei CD, io non vorrei, ma sta scrivania non è del 90, non è... Dai, CD chi è che li usa più, ragazzi? No, non lo so a cosa... Il VHS. Questi... Forse dai, VHS, che dici? No, è per metterci qua il joystick, le cuffie... No, le cuffie sta qui di lato, è quell'aggeggio che abbiamo, che poi perché... inquadrerai e metterai in overload. Questo è cuffie, va bene. Qui c'è il portatazza. E qui che ci fai, allora? Il portatazza che è così grosso, ragazzi, è una roba... Non è un po' troppo sì, grosso. Che io volevo suggerire, comunque, ai costruttori... Ma... Che hanno... posizionato l'alloggio solamente laterale. Ah, quindi non può accostare la scrivania al muro. Esatto, io ora l'ho un po' adattato mettendolo direzionandolo verso di menso. Funziona con due buchi, no? Esatto, cioè, due viti, fori. Due fori e questa porta tazza. Quindi Mariella ha dovuto mettere solo una vite in modo tale che possa essere inclinato. Esatto. Bastava fare un altro foro filettato. Sì, ma anche perché qui ora se io ci ho appoggiato il cellulare, ma se ci metto una bottiglia o una tazza, vedi, sì, un po' flette. Ma bottiglia invece dovrebbe essere... Intendi il boccione da 2 litri? Beh, qua, sì, perché è abbastanza capiente. Enorme. Sarà diametro, non lo so, 10, facciamo delle 12, riprese, non lo so. Lo stanno già vedendo. Ecco, insomma, perfetto. Queste riprese. Quindi, e poi c'è una fantastica griglia portacavo qui, sì, frontale. Sì, che magari anche per il portale. Cioè, sai, quando c'hai l'alimentatore per non appoggiarlo né per terra, lo fai capitare lì. È utile. E poi ci puoi mettere le salsicce, le sticcare, le cose appese. Tu non sei di origini abruzzesi, scusa. Ora qui chiaramente manca il Mac. Ah, il Mac, esatto. Esatto, che avrebbe comunque coperto il tutto. Perché insomma 27 pollici, però voglio dire, intanto nei tuoi video lo vedremo, sì, insomma, sì, sì. Ecco, quindi come apparirà sulla scrivania. Assolutamente. Bene. Cosa ne pensi, Valerio, anche della scelta di questa pannellatura riprende molto anche questo disegno, sì, della scrivania? Ecco, devo dire che è tutto figo, ma la cosa che io preferisco di più sinceramente è la pannellatura. Ma hai visto che prima tanto. Ho parlato è bellissima. Prima ho parlato di che cosa stai facendo? La suoni? Esatto. Fantastico. Di metallo. Di trappola audio. Sì. Prima ho parlato. Ecco, perché?
Ecco, allora c'è da dire che il pannello in polistirolo non è fonoassorbente, a meno che quindi non se viene. Ci potete avvicinare il fono e non ve lo dai, assorbe. Fono nel senso di suono, non è fonoassorbente, a meno che non viene accostato tipo panino, sandwich, ad altri elementi e si crea con questo materiale una camera d'aria, quindi si fa la stanza nella stanza, allora lì vai a creare un. Con del capelline, esatto, diciamo. Okay, vai a creare un'insonorizzazione, però da solo non crea fonoassorbimento. Ma l'ho chiamato impropriamente tra virgolette trappola audio, perché in questo caso che abbiamo una parete riflettente liscia frontale, per ogni c'è una regola nel, diciamo, nel sound engineering. Se una regola c'è. Engineering, sì. Non so come si pronuncia, se una regola c'è. Che per ogni parete riflettente ce ne vuole un assorbente o comunque una parete che non è perfettamente parallela. Ah, quindi magari la parete che abbiamo davanti non dovrebbe essere lineare a noi, ma leggermente perpendicolare. No, non cioè, rispetto pareti, a noi, cioè la parete tra con la parete, esatto, ecco. Quindi deve essere o leggermente inclinata o si devono creare con queste forme magari riesci quindi a far rimbalzare l'audio. Esattamente, bene. Quindi rimbalza l'audio e infatti prima ho fatto una prova senza la pannellatura, brava. La rifaccio. La mettiamo un attimino adesso, eccolo. Fai più forte. Poi facciamo anche quest'altra prova. Perché ti sei tirato avanti anche per tu? Per ascoltare bellezza? Meglio. Beh, sì. Che ne pensi? Io non ci capisco nulla di audio, però mi sembra... Lo vedrò in post produzione sicuramente con le cuffie. Fantastico. Me ne renderò conto meglio. Senti un po', per concludere, no? Volevi dire dobbiamo qualcos'altro? Sì, volevo accedere all'applicazione e far vedere come funziona la funzionalità. Tutte 180 funzioni adesso vi mostrerà. No, sono 180, le hai viste? Non lo so, già? Mano, 200, vediamo un po'. Ok, ci siamo. Ok, Valerio, che cosa ci fai arrampicato lì? Per dovere, sì. Dai, raggiungimi, così mostriamo tutte le potenzialità di questo bellissimo, stupendo high-tech desk da gaming ABC. Top. Guarda, è una figata dall'inquadratura pure dall'alto, vero? Si capisce. Guarda, ho appena scoperto il logo. Io direi di ricoprirlo. Dai, perché? Ma perché è enorme, sproporzionato. È enorme. Sì, va bene, però se lo possono permettere, hanno fatto una roba veramente vabbè, ognuno speciale. C'ha il suo punto di vista. Quindi dai, dai, poi è anche un bel logo, ma non ho detto bel che marchio. Sei brutto, è troppo grande, ti dovrebbero fare un grosso sconto perché tu gli fai pubblicità. Eureka Desk. Cioè, o ti fa... tra l'altro non so se l'abbiamo detto che ogni cosa che hanno visto in questo video, come i pannelli, la poltroncina, ecco, e la scrivania, tutto, il portapenne, ecco, trovano esatto. Tutto in descrizione, tutto in descrizione, e niente, è una sponsorizzazione, esatto. Bene. Abbiamo acquistato tutto di tasca nostra. Allora, questa bella scrivania che non può essere proprio toccata, cioè tu non puoi modificare la luce, il colore, non puoi spegnerla. Allora questo è vero, cioè, perché purtroppo non puoi c'è fare niente se non con l'app, con non c'è un tasto di accensione e spegnimento. Benvenuti nel futuro. Esatto, benvenuti nel futuro, ecco. Che se crasha ecco il cellulare o l'applicazione, ecco, siamo fritti. Posso dire che ha crashato un attimino anche il pensiero del progettista, sì. Perché per spengerla devi staccare la presa dal muro. Esatto, ecco, sì. Vabbè. Però ho letto sulla descrizione del, diciamo, dello stesso prodotto che sì, c'è un upgrade. Che c'è la versione 2. Esatto, che almeno ha il tasto di accensione, ecco, e spegnimento. Quindi tu contatta questi signori che si sono fatti vanto di mettere un metro quadro di logo qua sopra, digli adesso mi mandate il modulo, a loro gli costa 2 euro quel modulino, che è quello elettrico che comanda sono le luci. Sono comparse delle notifiche qui, ma, nel frattempo pazzo. Le copri. Le copro se sono cose incivili, dai, tipo uccidiamo tutti. No. Ecco il mitra che hai comprato sul Deep Web, è stato appena consegnato. Ti immagini? No, vabbè, dai, comunque le censurerò. Dai.
E vabbè, quindi io comunque li contatterei, gli direi: signori, mandatemi questo bombino. No, comunque, non so, per fare una battutaccia. Ah. Stavo dicendo, in Italia non acquistiamo le armi, le vendiamo. Ah, vabbè, purtroppo è vero. È peggio. Vabbè, vabbè. Comunque lasciamo perdere, esatto, questi discorsi. Ce ne serve troppo da raccontare. Sì. Allora, tu hai collegato quindi l'applicazione. Bellissima questa scrivania, ha collegato questa applicazione stupenda, esatto. E guarda un po', ci sono veramente, come hai detto tu prima, 180 posso appoggiarmi o è solo estetica? No, cioè, ti puoi appoggiare, però chiaramente non ci fare il ballo di San Vito sopra. Allora, guarda, questa è la... mi piace, sì, mi dà un senso di pace. Ah, abbiamo già detto, vabbè, che le luci, gli effetti potrebbero dar fastidio. Ah, tu però in post-produzione hai già pensato a mettere un avviso. Ecco, ti chiedo anch'io, in quanto ho problemi con le luci molto forti nel buio, soprattutto che cambiano improvvisamente. Che vomiti. Esatto, quindi se trovi una cosa molto flashante, toglio. Esatto, allora tutti coloro che hanno il vomito facile oppure soffrono di epilessia, ecco che sono pregati di o mandare avanti, skippare avanti, magari metteremo anche il minutaggio per lo skip. Intanto questi sono degli effetti, dei preset, non ho come capito puoi perché vedere. Quando faccio le foto col flash non faccio certo. Ecco, anche per questo. Quindi questo è il numero 1. Allora, guarda, vado un po' a random. Sì. Mettiamo il 5. Io tolgo le braccia perché bello vedi? Questo per esempio compone quindi parte da lì. Sì. Sembra, mi ricorda Kit un po' perché è rosso. È vero. Supercar. Poi cambiando programma c'è lo stesso concept però con un altro colore. Ah, quindi va... partono, eccoli. E poi è come se si depositassero delle cellule. Cioè tu puoi stare una giornata a non fare niente e guardi questi che... Esatto, ecco. L'ho comprato apposta. Ah, ecco, infatti il computer non ce lo metti sopra. Quindi andando avanti poi ci sono altre... Vedo che ti è apparsa una notifica di TikTok. Quindi cercate Mariella su TikTok, cercate Valerio su TikTok. Cercate tutti quanti, anche cercate ogni cosa su TikTok. Ogni cosa, anche la scrivania. No, non lo so. Cercate TikTok su TikTok. Guarda questi che belli, tipo il 24. Ma è calendario, quindi tipo nell'1. L'avvento. Il 32 31. Non esiste, però. Che cos'è? Un venerdì strano, un mercoledì. 36, guarda il 36. Qui c'è anche praticamente l'opportunità sia di accedere a questa sezione che è quella degli effetti, sì. E sia di mettere, guarda un po', music, sì. Quindi si spegne, ci sono come dei, non so neanche come definirli, altri preset che quindi tu attacchi la musica e parte, dove puoi ti fa degli selezionare delle palette di colori e degli effetti diversi. Esatto, tu attacchi una musica a caso. Sì, il Narciso. Ecco, ora è partito. Non la sentiamo. Non la sentiamo per una questione anche di copyright, ma andatela a cercare sempre sul canale di Mariella, è Jimmy Narciso. Esatto, non la sentiamo non solo per il copyright, perché è la mia, quindi possiamo fare come ci pare, ma in realtà è perché qui andrebbe collegato sul cavetto in dotazione un'uscita audio proprio. Esatto. Che può essere messa ci possiamo attaccare o le cuffie o le casse. Ecco, perché in questo momento la sta ascoltando la tastiera, il tavolino, la scrivania. Ma se ci attacchiamo le cuffie e le casse la sentiamo sia noi che la scrivania. Vogliamo trarre le nostre conclusioni, Valerio? Sì, direi che io personalmente lo facciamo al buio? Sì. È figa, è vetro temperato, tu ci metterai una pellicola protettiva sicuramente. Sì, che lo renderà opacizzato, cioè esatto. Più che opacizzato, antiriflesso. Ecco, perfetto. Poi che altro dire? I pannelli, dei pannelli sono molto soddisfatta, della sedia girevole anche, la poltroncina girevole è molto comoda. Sì. Fashion, comoda. Vabbè, devi solo ecco, che questo... creare nuovi contenuti adesso. Esatto. Quindi se volete sostenere il canale, iscrivetevi, attivate la campanella, è tutto gratuito. Su tutte le notifiche. Mettete esatto. Un bel like, un bel commento a questo video, diteci cosa vi è piaciuto di più anche di questi articoli. E soprattutto se volete acquistarli, usate il link che trovate in descrizione. Perché? Perché Mariella è una affettata. Affiliata, non affettata, è una affiliata Amazon.
E quindi a lei arriva una piccola percentuale, mentre a voi non cambia proprio nulla. Niente, anzi, esatto. Trovate un prodotto già recensito, visionato, testato, già sapete i contro e i pro, quindi andate tranquilli. Esattamente. Una scrivania figa del genere. No, comunque dai, è bellissima. Sì. Detto, l'unica là cosa di... è il drive, ma sì, perché qui è partita una mia lezione sulla respirazione, ecco, costo-diaframmatica. Se non l'avete vista, andate subito a vederla, dovrei farlo anch'io per parlare meglio. Esatto. Va bene, la ragazzi. Trovate nei video correlati, esatto. E il link è anche in descrizione. Senti, dappertutto. Sul mio canale, quando saluto, dico buona luce. Sì, stavi dicendo la mia frase. Esatto. Tu invece? Io dico ciao a tutti e buona voce. Ecco. Ciao! Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, un bel like, un'iscrizione al canale, un bel commento, una rosa a Mariella, offritela con il link PayPal in descrizione. Ciao! Valerio, guarda, ti devo assumere come mio public relator. Anchorman, no. Cosa stai dicendo? Non lo so. Ma Pluriel, dov'è finito? Sto pensando al caffè. Pluriel, non sta mangiando i croccantini. Ci ha aiutato a montare tutto e se n'è andato. Dai, che carino. Fighissima. Mo ci devi solo che appoggiare il Macintosh sopra, così esatto. Non si vede più niente. Occupa tutto. Occupa e tutto. Cominciare a fare i tuoi quacchi di contenuti.